Ciao, allora ho deciso di dividervi questo video. In realtà nell'altro video poi ho rettificato la cosa perché vi avevo detto che vi facevo un video mix di spesa. Sarà comunque un video mix Lidl Eurospin, ma non emisfero perché all'emisfero ho speso abbastanza, ho preso un po' di cose, ce le ho tutte là dietro. Adesso vi giro subito quel video lì e poi giro l'altro mix. E niente, questi video non so quando li vedrete, ma insomma, vabbè, questi sono dettagli. Vi faccio vedere cosa ho preso all'emisfero e vi faccio scorrere lo scontrino girando l'inquadratura. Allora, il totale dell'emisfero è questo. Aspettate, 40,36 € meno 10 euro di buoni pasto, quindi ho speso 30,36 € di contanti. E questi sono tutti i prezzi, se vi possono interessare, insomma, l'emisfero, vi dico sempre, è della famiglia del Famila, ecco, per intenderci. Hanno gli stessi prodotti, ma non gli stessi prezzi. E quindi vi faccio vedere questa spesina. La nocciolata, io prendo sempre quella con lattosio perché quell'altra sa perfino troppo di cacao e quindi preferisco questa qui con il lattosio. Sotto ci sono i guanti della Selex in nitrile, misura S, quella piccola. Poi ho preso questo ketchup perché mi piace, ho scoperto che mi piace quello della Calvé, mentre invece la maionese della Calvé non mi piace. Il sugo lampo, non so perché, ma l'ho preso perché ero lì. Poi ho preso questa, ma questa è del Lidl, scusate, questa qua non c'entra niente. Poi ho ripreso questi qua che avevo preso anche al mare perché io li adoro queste cose nel riso freddo e quindi le ho riprese. Poi ho trovato lo Zimil senza lattosio, scadenza 23 luglio e alla vaniglia questo. Poi, aspettate, qua c'è uno stracchino senza lattosio, ma non so, il Veneto in tavola, quindi è uno stracchino Veneto senza lattosio. Eccolo qua. Poi, ci sono tre mele Venosta, io le prendo sempre verdi perché sono quelle che adoro, anche se poi non le mangio, però mi piacciono queste qua, se per caso mi venisse voglia, ecco, ci sono queste, se no le mangia Franza, ecco, non è che vadano male. Poi mi sono presa le susine, sono queste qui, però io volevo farvi vedere i prezzi anche sulle confezioni, 1,33 euro. Poi ho preso questo formaggio fresco, Latteria Veneta, questo qua è morbidissimo, cioè solo a guardarlo è una cosa sofficissima, guardate che morbido che è. Questo però ha lattosio purtroppo. Poi ci sono tre pomodori cuori di bue, questi qua io non vi sto a togliere tutto dalle confezioni perché qua ha fatto così? Non si sarà mica rotto il pomodoro, no. Ok. Cioè, se mi incasino se vi tolgo tutto dalle buste, quindi lascio tutto così. Qua ci sono un po' di kiwi che mi mancavano i kiwi. Il prezzo è qua, 2,40 euro. E ho preso anche le banane all'emisfero, 2,14 euro, solo che non erano scontate, costavano 1,49 euro al chilo. Invece normalmente, tipo al Lidl, costano 1,29 euro al chilo, quindi diciamo che sono costate abbastanza. Qui invece reparto banco affettati, c'è cioè il prosciutto e sono tretti. Poi ho trovato questo qui della Granarolo, burger, tofu e zucchine. Ma ce n'è solo uno? Ah no, ce ne sono due. Non l'ho mai presi questi, ma li ho visti passando di là che stavo andando a prendermi il ketchup e sono passata di là, ho visto questa roba qui. Ce n'erano anche di altri gusti, Poi ho preso una piadina prosciutto cotto e mozzarella, era scontata. E poi il macinato, 8,20 euro, questo qua è quello che do a panna, anche se questo qui è abbastanza grasso, purtroppo però quello della macelleria magro magro che prendo di solito, non ce l'ho perché è praticamente finito. E niente, quindi questa è la spesa emisfero di quest'oggi. Sì, mi serviva la frutta, io vivo di frutta d'estate. E più, non mi piace mangiare pasta, non mi piace mangiare carne, non la mangio quasi mai. E io mangio frutta, verdura neanche non mi piace tanto, però io vivo di frutta. Questo era un piccolo piccolo video, ma volevo staccarlo dal resto perché comunque spero di aver fatto giusto. Sì, perché comunque sono prodotti un po' diversi, volevo staccarvelo perché sennò veniva un video troppo lungo. Questi video spesa mi piace farli corti. Perché sono, cioè, li guardano tante persone, quindi sono meglio corti anche da guardare, insomma. Però
Personalmente un video lungo a me mi annoia, dipende dai video, però in genere mi annoiano, ecco, i video lunghi. E niente, questo è tutto, noi ci vediamo la prossima volta, iscrivetevi se non siete iscritti e se volete vedere altri video del genere, e vi abbandono perché devo registrare l'altro video. Franz per fortuna non è a casa, però il pasto volendo è pronto, quindi quindi per la cena sono a posto, però vi faccio adesso, vi registro l'altro video che è il mix negozi Lidl Eurospin, e quindi devo darmi una mossa. Ciao, alla prossima.